Bentrovati. Oggi vorrei parlarvi di questo regalo di Natale che tante famiglie di Gravina, ma anche di Poggiorsini, di Altamura, di Sant'Eramo, stanno ricevendo dal consorzio di bonifica Terre da Puglia. Ecco, quella difesa idraulica che per chi abita nel centro urbano è davvero incomprensibile. È un tributo e come tale va pagato, perché per evitare di pagarlo l'unica via è non pagare la scadenza del 31 gennaio e attendere quindi la notifica per poterla poi impugnare in sede di tributaria. Naturalmente per chi deve pagare 13 euro, 15 euro, 18 euro, perché il minimo è 12 euro, il massimo è 48, è chiaro che pagare 30 euro di diritti e poi l'avvocato che dovrà istruire il procedimento non è evidentemente conveniente e quindi davvero ognuno si sentisse libero di fare questa battaglia. Io lo impugnerò, io ho ricevuto un bollettino da 13 euro, ma dove c'è gusto non c'è perdenza, e lo farò perché ritengo che per quanto sia ingiusto il dover dimostrare in prima persona che non vi è nessun beneficio diretto, ma io direi neanche indiretto, per questa difesa idraulica, per lavori fatti chissà dove e quando, soprattutto in via Tripoli che si allaga ogni volta che piove, o comunque su un servizio che noi già paghiamo ad Acquedotto Pugliese per l'acqua e la fogna, e quindi per quelle caditoie che dovrebbero, ecco, assorbire quell'acqua piovana. Ma vedremo cosa succederà. Una cosa è certa, è francamente assurdo che abbiano fatto dei piani di classifica e il comune di Gravina non si sia mai opposto con osservazione. È stato fatto nel 2012, è stato rifatto nel 2017 e il comune avrebbe dovuto in quel caso chiedere lo stralcio del centro urbano. Cosa diversa è per gli agricoltori. Loro sono abituati a combattere contro questo tributo, io me ne sono occupato per tanto tempo, ma sed dura lex, sed lex, e se ovviamente la legge nazionale non cancellerà i consorzi o li trasformerà in qualcosa d'altro, è chiaro che continueremo ad avere questo tributo, ad accumulare debiti come regione che ha stanziato circa 200 milioni negli anni. E poi il fatto di non aver pagato il tributo per 11-12 anni, e cioè dal 2004 al 2016 circa, ha fatto in modo che i lavori di bonifica, di pulizia dei canali, eccetera, eccetera, non venisse evidentemente fatto, con allagamenti dei terreni e quindi anche oltre al danno, cioè il fatto di vedersi allagati i terreni, anche la beffa di un tributo per dei lavori non eseguiti, che adesso stanno facendo in parte, ma essendo stato trascurato per tanto tempo, è evidente che non bastano per fare una pulizia come si conviene alla situazione attuale, insomma. E quindi io ritengo che come cittadini bisogni in qualche maniera arrivare alla regione per chiedere di stralciare da quel piano di contribuenza questi piani di classifica, i centri urbani, perché in Puglia noi abbiamo 257 comuni e solo in 8 o 9 comuni viene interessato il centro urbano e l'Altamurgia è tutta quasi ricompresa. Abbiamo Poggiorsini, abbiamo Gravina, abbiamo Altamura, abbiamo Sant'Eramo e poi c'è Minervino e poi c'è Andria e poi ci sono un paio di comuni del Tarantino ed è davvero scandaloso che 8 comuni su un'estensione che quantificata in ettari è di 750.000 ettari, di cui 160.000 sono rientrati in questo piano di contribuenze e quindi tassati da questo tributo, vi siano solo 8 centri urbani. Ecco, questo bisognerà fare e io sto interessando la politica regionale, ma credo che bisognerà che il comune, i sindaci, i commissari dei vari comuni interessati facciano la loro battaglia perché è davvero ingiusto pagare una difesa idraulica in un fabbricato che nulla c'entra con la mission
a cui assolvono i consorzi di bonifica, cioè quello di servire gli agricoltori. Ecco, io volevo informarvi di questo perché tanti state ricevendo questa cartella, tanti mi stanno chiedendo. Ecco, molti tecnici stanno cercando di dare informazioni, il ricorso non è conveniente evidentemente, e quindi o si paga, ma nel frattempo si continua a battagliare, o si ricorre consapevoli che oltre al costo, del procedimento contro la tributaria, si rischia anche di essere condannati alle spese, perché la Corte Costituzionale ha detto che bisogna provare, ecco, quindi a proprie spese con una CTU, che non si hanno benefici diretti dalle opere di bonifica fatte nel tempo. E quindi questo evidentemente avrà un costo e a fronte dei 13, 15, 18, 20, 30 euro da pagare, probabilmente non vale la spesa. E io mi impegnerò per il futuro in questa battaglia e interesserò il sindaco La Greca per Gravina perché possa, con la Giunta e con la Commissione urbanistica di cui faccio parte, di cui, e a cui ho detto di questo problema e abbiamo convenuto che faremo anche noi la nostra battaglia, perché puntiamo per il futuro a non avere più questi balzelli che in questo periodo che è già di penuria economica per tutti, anche se per pochi euro all'anno, viene proprio difficile pagarlo col sorriso. Una buona giornata.